inizio pandemia con 7.403 positivi in 24 ore. La richiesta del Veneto al governo di rivedere le regole delle quarantene per i vaccinati. Domani la decisione del CTS. In contemporanea, cioè 6 sezioni chiuse nelle sole scuole comunali di Venezia, ovvero centinaia di famiglie coinvolte. Il virus corre veloce, spiega l'assessore Besio. La terza dose del vaccino ha cambiato l'incidenza del coronavirus, per questo è necessario modificare i parametri. A parlare il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Emanare ordinanze più restrittive per i Novax, a chiederlo al presidente Zaio, 6 consiglieri regionali del PD all'autonomia per poterlo fare, dicono. Ali Laguna ha comunicato di aver sospeso per il momento la procedura di licenziamento di 59 dipendenti, oggi davanti alla sede aziendale del Tronchetto, il presidio del CUB. Una disattenzione tra le cause del rogo dell'ex Alcoa, Slim Fusina Rolling, avvenuta ieri a Porto Marghera, fortunatamente non avrebbe compromesso la produzione. Più di 2.000 parti nel 2021 all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si registra il record di nascite. È Amelia tra le ultime nate con i suoi 3,5 kg. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, questi i titoli di oggi, lo avete sentito, si parla di quarantene, 6 quarantene in contemporanea, cioè 6 sezioni chiuse nelle sole scuole comunali di Venezia, ovvero centinaia di famiglie coinvolte. Il bilancio di come corre veloce il virus è tracciato dall'assessora all'istruzione Laura Besio. Sicuramente se interverranno delle logiche differenti in termini anche di quarantena non potranno che agevolare. Anche l'assessore Laura Besio, politiche educative del Comune di Venezia, si dice favorevole alla quarantena ridotta per i super vaccinati, specie alla luce dell'alto numero di contagi registrati nelle scuole. Perché per esempio nel momento in cui abbiamo avuto 6 quarantene in contemporanea, cosa vuol dire? Non solamente 6 sezioni chiuse e con tutto quello che comporta, naturalmente anche il personale a casa, ma significa anche tutta una serie di famiglie, parliamo di sommariamente oltre un centinaio di famiglie che la settimana scorsa solo nelle comunali erano a casa, che quindi hanno dovuto anche rimodulare tutta la loro gestione familiare. Considerato che in Veneto è vaccinato l'87% dei vaccinabili e oltre il 5% dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni, nelle 45 scuole comunali del Comune di Venezia, i bimbi in particolare i più colpiti dal virus, dice. Nelle comunali noi abbiamo bambini dagli 0 ai 6 anni, perciò parliamo della fascia comunque di bambini che non hanno mascherine, non c'è distanziamento. Noi abbiamo fatto un'analisi per capire anche in pari arco temporale rispetto all'anno scorso il numero dei casi, e devo dire che il numero di casi positivi è decisamente inferiore rispetto all'anno scorso. Va detto che si tratta più di bambini rispetto ai educatori. Fino al 23 dicembre della scorsa settimana, prima cioè della chiusura per le vacanze natalizie, e a partire dall'inizio di settembre, circa una ventina i casi di positivi al Covid nelle scuole comunali di Venezia e Mestre, che hanno dato seguito a delle quarantene. Che poi a questi si sono aggiunte delle chiusure, diciamo, di ordine cautelativo, intercorse dal momento in cui c'è stata comunicata la positività a quando poi effettivamente è stato effettuato il tampone. Urge dunque cambiare quanto prima le disposizioni governative a coprire la platea scolastica, specie tra il personale ATA. Abbiamo avuto per esempio 6 quarantene in contemporanea, quindi c'è stata una sovrapposizione. Testimonianza sicuramente che il virus comincia a veicolare in maniera un po' più veloce. Il record di contagi per il Veneto da inizio pandemia con 7.403 positivi in 24 ore. Dalla regione la richiesta al governo di rivedere le regole delle quarantene per i vaccinati. Domani la decisione del CTS. 7.403 positività registrate nelle ultime 24 ore in Veneto, è record per la regione che non aveva mai visto un numero così elevato di contagi da inizio pandemia. Dato che però va analizzato guardando l'ospedalizzazione, che è un terzo rispetto allo scorso anno, quando però i contagi erano inferiori ad oggi, con un 80% dei pazienti ora in terapia intensiva non vaccinati e in area medica uno su due non è immunizzato. Ieri il presidente del Veneto Zaia ha avuto un confronto con il ministro Speranza, al quale ha chiesto che venga modificato il sistema delle quarantene. Noi non possiamo andare al collasso con i tamponi, sapendo che parte di questa attività
con questa circolazione del virus, con queste caratteristiche, rischia di essere inutile. Questa mattina noi abbiamo 7.000 persone, le quali potrebbero rispondere in via virtuale alla telefonata che hanno avuto 10 contatti a testa. Mandiamo, mandiamo 70.000 persone ogni giorno in quarantena. Dal Veneto un appello al governo che ha convocato per domani il comitato tecnico scientifico chiamato a pronunciarsi proprio su questo. Di mettere in quarantena sicuramente i positivi, sì. Di non quarantenare i vaccinati, partendo da quelli della terza dose, okay. E quando c'è un contatto da mettere in quarantena, sì. E si parte dal presupposto che non serve fare il tampone, perché tanto se. Cioè, quindi il tampone dovrebbe essere destinato a questo punto, con questi numeri, al contatto che è sintomatico. C'è poi un altro problema che secondo Zaia non va sottovalutato: reagenti e materiale sul mercato, perché con questa esplosione di richiesta io non so fino a che punto ci sarà un mercato che risponde. Intanto, dai dati sul campo, sembra che Omicron per i vaccinati si stia raffreddorizzando, diventando quindi meno aggressiva. Un terzo di ospedalizzazione vuol dire innanzitutto che il vaccino funziona, secondo che se ci sono vaccinati che si infettano comunque si limita a sintomi da pauci sintomatico. Questo è il grande vantaggio, perché se oggi non avessimo i vaccinati saremmo chiusi e staremmo qui tutto il giorno a contare morti. E c'è un'altra sfida all'orizzonte per quanto riguarda le vaccinazioni. L'anticipazione al quarto mese per la dose booster e l'anticipazione della durata del Super Green Pass a 6 mesi ci porta a noi per fine febbraio 2 milioni di persone da vaccinare. La terza dose del vaccino ha cambiato l'incidenza del coronavirus e per questo è necessario modificare i parametri su cui si basa il cambio di colore delle regioni. A parlare il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Io per esempio inizierei a verificare certamente l'incidenza, cioè il tasso di presenza di occupazione delle terapie intensive è importante, ma lo parametrerei semplicemente sui non vaccinati, sui vaccinati. Tarare il tasso di occupazione delle terapie intensive sui vaccinati è una delle proposte avanzate dal senatore veneziano Andrea Ferrazzi nell'ambito di una revisione dei parametri di incidenza del coronavirus che stabiliscono i colori delle regioni e le relative limitazioni. Questi parametri, d'altronde, sono già stati rivisti diverse volte ed è ora, secondo Ferrazzi, di aggiornarli secondo la nuova situazione. Gli scienziati ci stanno dicendo che oggettivamente anche la variante Omicron tra vaccinati e non vaccinati sono delle due malattie del tutto diverse. Se lei va a vedere gli studi fatti a Hong Kong, gli studi fatti a Londra, gli studi fatti in Sud Africa, per raccontare i tre paesi che hanno maggiore incidenza, beh, lì si vede che i non vaccinati rischiano e i vaccinati invece il 90% è praticamente un'influenza, diciamo così, no? Un raffreddore e l'influenza. Ferrazzi è anche favorevole all'estensione del Super Green Pass come condizione necessaria all'accesso a determinati luoghi, sulla scia di ciò che sta avvenendo in Francia e in Germania, e a rivedere il periodo di quarantena per chi è stato a contatto con un positivo. 7 giorni da vaccinati con la terza dose sono troppi. Non possiamo permetterci che il 10% di non vaccinati porti le terapie intensive a una condizione da portarci tutti in zona arancione o rossa, capisce? Non possiamo più chiudere i bar, i ristoranti, le attività economiche, le scuole sulle spalle delle famiglie. Dobbiamo trovare altri indicatori alla luce del fatto che sta cambiando lo scenario. Scritte contro i vaccini sono apparse oggi su alcuni muri e ponti di Venezia. Le scritte, anche di contenuto volgare, sono state eseguite con spray rosso e nero. Una è apparsa nei pressi del Covid Hub dell'ospedale Giustinian. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine. Vista l'impennata di contagi, Zaia faccia ordinanze più restrittive nei confronti dei Novax. Dispone dell'autonomia per farlo. La richiesta di 6 consiglieri regionali del PD. Vista la gravità della situazione, Zaia smetta di fare le paternali come un buon padre di famiglia a chi non accetta la profilassi vaccinale, ma mette in campo azioni forti, azioni vere, così come ha fatto l'Austria, per limitare quelle che sono le azioni in qualche modo di chi in maniera
del tutto contro ogni basamento scientifico e logico, rifiuta la profilassi vaccinale. Questa è la richiesta del PD unito e compatto in seno a Palazzo Ferrofini. Il sollecito o sprone che dir si voglia al presidente Zaia da ben 6 consiglieri regionali, tra cui la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Zottis e il capogruppo del Partito Democratico in regione Giacomo Possamai. Tutti noi vogliamo l'autonomia e speriamo che arrivi il prima possibile, ma ci sono aspetti su cui l'autonomia esiste già. Ad esempio, il presidente Zaia potrebbe già emanare delle ordinanze più restrittive per i Novax. Insomma, alla luce del continuo incremento di positivi, la realtà è che adesso il Veneto è a rischio arancione proprio a causa di chi continua a rifiutare la profilassi anti-Covid. Così il PD che chiede al presidente Zaia di esercitare l'autonomia di cui dispone. Il tracciamento è ormai perso in tantissimi casi, vediamo code infinite davanti ai punti tampone. Servono interventi immediati e il primo fronte su cui intervenire è quello delle persone non vaccinate. Ali Laguna ha comunicato di aver sospeso per il momento la procedura di licenziamento di 59 dipendenti. La legge finanziaria in approvazione ha chiarito l'azienda potrebbe contenere delle disposizioni utili alla situazione dei lavoratori. Abbiamo appena finito la manifestazione presidio sotto la sede di Ali Laguna e appena tornati ci sono arrivati messaggi da parte dei lavoratori di Ali Laguna che dovevano essere licenziati, con i quali l'azienda comunica che probabilmente, visto la finanziaria in essere, vengono sospesi i provvedimenti di licenziamento che dovevano essere messi in atto dal 1 gennaio. Poche righe ma chiarissime nella lettera inviata ai dipendenti della direzione di Ali Laguna. La procedura di licenziamento che l'impresa privata di navigazione aveva aperto per 59 lavoratori è sospesa. Poco prima, davanti alla sede aziendale del Tronchetto, un presidio del CUB aveva manifestato solidarietà ai dipendenti Ali Laguna, posizionando tra l'altro dei busti di manichino con un bersaglio al centro del petto. Questo è un primo risultato e penso che la questione sia positiva come prima round. Vedremo il 30 la procedura con la prefettura, la conferma di questo percorso. CUB conta pochi iscritti in ACTV e formalmente nessuno in Ali Laguna, ma le sue azioni l'hanno recentemente portata al centro dello scenario trasporti a Venezia. È stata l'unica sigla sindacale a non aver revocato lo sciopero del personale ACTV del 13 gennaio. Ma nonostante il passo indietro di CGL, UIL, UGL ed SGB e l'assenza da principio della CISL, lo sciopero aveva registrato un'adesione altissima, 73% del personale della navigazione e 76% di quello automobilistico. Sembra essere stata una disattenzione la causa del rogo all'ex Alcoa Slim Fusina Rolling avvenuto ieri a Porto Marghera, disattenzione che fortunatamente non pare aver compromesso la produzione. Dopo il rogo di Porto Marghera all'ex Alcoa, ora Slim Fusina Rolling, due le buone notizie di giornata. La prima, lo sbozzatore, cioè la macchina che livella le lamine, non è stato compromesso, quindi la produzione ripartirà con il lavoro dei 300 dipendenti. La seconda buona notizia è che è stata trovata la causa dell'incendio, come riporta il verbale dello Spisal oggi allo stabilimento. Tutto, si legge, è scaturito in seguito al taglio del cosiddetto cannello, come chiamato in fabbrica. In pratica si stava provvedendo ad effettuare una modifica sulle guide della via Rulli, una delle zone di lavorazione. Per semplificare e velocizzare gli interventi di manutenzione, tagliando, ha cominciato a prendere fuoco tutto. Il fuoco in un attimo è diventato delle dimensioni che poi si è visto dalle immagini che riportiamo nuovamente. I danni, fortunatamente, dopo una prima valutazione, non sembrano preoccupanti, sebbene economicamente non sarebbero ancora quantificabili. Difficile, infine, prevedere quando ci sarà la ripartenza, perché fino a quando i motori non verranno aperti fisicamente, non si saprà l'entità e quindi il tempo necessario per la riparazione. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa riguardo la data certa della ripartenza.
Ed è nata ieri all'Angelo Amelia, il 2000° bambino partorito nell'ospedale di Mestre dall'inizio dell'anno. Alla nascita pesava 3,5 kg, dopo di lei sono già nati altri 7 bambini che segnano per l'ospedale di Mestre un record assoluto e in controtendenza con la situazione nazionale. Con una media di più di 5 bambini partoriti al giorno, quest'anno si potrebbero registrare 2021 nati. Ed ora siamo alla nostra rubrica Il tuo presepe, dunque questa sera vi proponiamo le natività di Famiglia Pizzolato di Jesolo, Lucio Barbato di Olmo di Martellago, Luigino e Lucia Paro di Eraclea, Marcella Vianello di Mestre. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave, contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma il sole farà ancora fatica ad uscire. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 dicembre. Sul Veneto molte nubi con cielo grigio sin dal mattino, quando saranno possibili anche foschie o nebbie. Sulla pianura non sono attese precipitazioni, mentre non si esclude qualche piovasco sulle Dolomiti in serata, con quota neve attorno ai 1600-1900 metri. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto, ma sarà più asciutto in mattinata, nel pomeriggio invece occasionali piogge sparse. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato in giornata, salvo per qualche foschia, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime intorno a meno 1-0 gradi, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.